Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio su NBA 2K17. Ancora ragazzi, grande soddisfazione per essere arrivato ai Timberwolves. Alcuni di voi non sono soddisfatti di questa cosa, ma io credo che ci sia veramente un potenziale grandissimo in questa squadra. Che poi me ne vada a fine stagione, questo è un altro conto, ma qua stiamo parlando dei T-Wolves e sono una squadra veramente con un potenziale incredibile. Lavin, Towns, Wiggins, Dunn, ce ne sono veramente tantissime, sicuramente me ne sto scordando qualcuno, però ragazzi veramente c'è grande potenziale in questa squadra e oggi affronteremo i Rockets. Ah! Ho fatto la cazzata. No, sei ancora in tempo, Ale. Ma che culo, avevo sbagliato di brutto il rilascio. Stavo dicendo comunque che probabilmente io avrei messo Lavin, con tutte le probabilità del caso, come alla piccola, anche se non è il suo ruolo, però. Merda, che culo, ragazzi. Avevo fatto un passaggio sbagliatissimo ed effettivamente si è vista la cosa è successo, che ho fatto tutto. Oh, ciacalaca! E dai, alley-oop! Otto a 7 per loro, proviamo ad avanzare. Io provo un paio di mossettine dietro la schiena, provo ad andare contro Beverly, ce la faccio anche! Boom, shakalaka! Con il fallo, e quindi c'è il libero aggiuntivo che ovviamente dovrei cercare di piazzare. La piazziamo? Sì, grandissimo! È bello perché quando vedi la striscia verde puoi esultare prima dell'ingresso della palla. Dai ragazzi, dai però. Cioè, non facciamo cagate, per favore. Opla. Shabazz! Ma porca merda! Basta, ragazzi. Towns! Oh, l'ha piazzata! Ero già pronto per il rimbalzo offensivo, ma l'ha piazzata. Non faccio passare Harden. Sono andato io in marcatura su Harden, perché sennò qua non si capisce più niente. Però Ariza rimane libero. E sbaglia, ok, perfetto. Adesso proviamo a ripartire con un'eleganza e una leggiadria importante. Boom shakalaka! a 25, prova ad andare con un po' di velocità, ma Beverly non è un pifferaio, almeno in questo caso, per quanto riguarda la velocità. E adesso è Carl Anthony Towns che prende questo assist incredibile. Oh, passaggino per Justice Young, Orange Juice. Però ragazzi, non mi piace di questo NBA che non si possono migliorare tutti i cartellini, cioè soltanto quelli inerenti al playmaker. E che palle, cioè parliamone, già non si possono migliorare gli attributi più di un tot e sta cosa secondo me è sbagliatissima. Se uno vuole fare un super giocatore può tranquillamente fare un super giocatore, saranno cavoli suoi, la libertà di decisione bisogna dargliela. Ovviamente fermerei magari determinati attributi, ma non tutti, cioè ragazzi veramente, io non l'ho ancora capita sta cosa. Comunque 37-31, quindi stiamo facendo un'altra partita di merda. Bielizza non tira. Dovevi tirare prima! Prendo il rimbalzo offensivo però! Ragazzi, ho preso un rimbalzo offensivo, incredibile! Mi è piaciuta un casino questa cosa. Vieni qua, che magari facciamo qualcosa di spettacolo. Invece no, devo farla girare perché sennò tengo... Oh, bravi! Bravi, cacchio! Bravi! Oh, passaggio fuori per Justice! Bellissima! Beccati sta tripla. Dai che recuperiamo. Dai, questa è importante. Situazione importantissima, prova ad andare. Faccio uno step back, ci rimane un po' sotto Beverly. E la piazzo. 43-42. Palla per Shabazz. No, dai, basta. Ok, adesso però è arrivato il momento di fare qualcosa di interessante, perché se no non arriviamo da nessuna parte. Il blocco funziona abbastanza bene, ma... Oh, e dai, 57-53.
Via, ripartiamo, dai ragazzi. Dai, 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 to, Justice, dai. Oh, ma perché deve fare... Oh, grande. Ti sto dicendo, ma perché fate sempre sto passettino? Attenzione, perché cerco di andarmene dall'altra parte. Serve a poco, perché Beverly è l'uomo ragno, riesce a recuperare sempre. Bah. Ok, dai. Dai. Vieni qua, Carl. Dai, così. Dai, Carl. Boom! È una liuppa alla fine, ragazzi, eh? In teoria. Eh sì, eh sì. Eh sì. Va bene lo stesso. E non potete piazzarle tutte, mi dispiace, sennò il gioco diventa veramente noioso. Opla. Opla. Ed entra! Crossover che frega Beverly e tiro ingombrante. E vado io a difendere su Harden. Vado io, cacchio. La palla per Justice Young. Che sbaglia. 80 pari, ragazzi. Abbiamo una grossa possibilità di andare in vantaggio. E sbaglio tutto io. Sbaglio tutto io. Ma recupero! E la passo a Jordan Hill. Che è lento come... Ma porca merda. La piazza! Grande Jordan Hill. Grande, altra difesa. Stiamo difendendo alla grande oggi. Mi fermo un attimo per far giocare... Oh! Shabazz Mohamed! 7 minuti al termine e ovviamente 85-84 per loro. Dico ovviamente perché, ragazzi, è stato veramente incredibile riuscire ad arrivare ad una situazione del... ma va! Perché veramente, ragazzi, adesso mi sono messo a ridere perché è incredibile veramente quanto la difficoltà Hall of Fame sia fatta apposta per rendere le partite forzatamente combattute. E questa è una cosa che è realmente fastidiosa, perché Shabazz, questa è la tua azione, bravo. 86-85, non dobbiamo fare cazzate. Chiedo proprio a Carl Anthony Towns di darmi una mano a non fare queste cazzate. Sembra anche che ce la possiamo fare. Carl Anthony Towns. E doppia doppia. Grande Miracle Man qui, con aggressività va al rimbalzo. E basta, ragazzi, basta. Il passaggio per Justice dall'angolo, che non sbaglia. 93-90. 93-90. E ovviamente piazzano anche loro il canestro da tre. Ma chissà come mai. Crossover devastante, vado dentro e ottengo il fallo. Non devo sbagliare però. Il primo va. E va anche il secondo. Adesso c'è da giocare a basket negli ultimi 3 minuti, perché possiamo portare a casa la partita. Possiamo portare a casa la partita, ragazzi. Possiamo portarla a casa, possiamo portarla a casa. Shabazz, bam. Non ci casca nessuno come al solito. Sta cazzo di finta. Boom shakalaka. '97-94, adesso c'è da fare meno cagate possibili. Serie di dribblots interessanti. Beverly ci rimane un po' sotto, però io non riesco a trovare spazio alla fine per il passaggio per Shabazz sotto canestro. 102-96. Vado piano, con calma. Mi dispiace un po' che Carl Anthony Towns non abbia la possibilità di giocare questa partita, questi ultimi minuti di partita, perché potrebbe essere stato devastante. Ma intanto noi ci godiamo quest'altro assist. Opla, proviamo. Oh, oh, oh. Toh. Grande. Grandissimi. 106-96, altro assist. No, ma sul 109-100 mi fanno uscire. Mancano 30 secondi. Grande, grande risultato, grande partita, grande tutto. 1135 VC, difficoltà Hall of Fame, come al solito 23 punti, 3 rimbalzi, 15 assist, 2 palle recuperate. Andiamo a vedere le statistiche però, questa volta non sbaglio. Questa volta mi sono ricordato di andare a vedere le statistiche, il tabellino. Come potete vedere, Miracle Man, miglior realizzatore e miglior assist, vendi tutta la partita.
15, tutti gli altri al massimo hanno fatto 3. Oh my gosh, babe, that game was so good. Pretty good, right? Oh, that was so good. Thank you. Oh, you guys seem to really be clicking out there. Finally, I'm telling you. Oh, so do you think you're finally settled in? Yeah. I mean, it took a while, but I feel like we're getting there. Oh, and I feel like I'll be a little more settled in once you move in full time. You mean after I graduate? Yes, after you graduate. Why are you so surprised? No, I mean, maybe a little. I love being with you. It's just a little overwhelming with you being in the NBA. Tell me about it. I mean, just hurry up and graduate so you can come and hang out and you can do all this stuff together. Like, it's too much to take care of for one person, you know? All right, well, how about? How about? I enter the draft. You enter the draft. The NBA draft. NBA draft. Okay. I mean, I've been working on some shots. I've been watching really? You. Okay, let's, your shot. So, you know, shot. Like a little bit of like that. And like uh-huh. a little bit of like uh-huh. that. Uh-huh. You're okay. not, you don't even see what's happening. Where what's is happening. The ball? Wow. We don't know. Okay, that's pretty good. That's pretty good, yeah. It's terrible. I'll talk to coach and we'll see what we can do. Ma dove va, scusate? Cioè, basta, ok. Bene ragazzi, questo episodio finisce qui. Ovviamente non tutte le partite vanno bene, è giusto farvi vedere sia le sconfitte che le vittorie. Questa è stata una grandissima vittoria, quindi contro i Rockets è veramente stato importante vincere, soprattutto per i Wolves, che in assenza di Wiggins e non avendo potuto giocare insieme a Karl Anthony Towns negli ultimi minuti perché è uscito per falli, è stata una bella dimostrazione di forza da parte dei Wolves per poter poi accedere ai playoff. Sono consapevole che poi ci sono squadre veramente molto più attrezzate di noi, però già arrivare ai playoff secondo me per Minnesota è un gran bel traguardo. Questo episodio finisce qui e ci vediamo nel prossimo video. Bella!